Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Ma Gesù disse: Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Questa donna sembra voler direttamente lodare la figura di Maria in quanto ha accolto, in quanto ha nutrito la vita di Gesù. E Gesù non è che nega questo, lo accetta, ma lo dice in quale modo, in quale maniera speciale, tutta particolare. Maria veramente ha fatto storia nella sua vita con questa presenza, con questa parola. E lo fa ascoltando questa parola e vivendo di questa parola e con questa parola. Per questo Gesù dice: Beati piuttosto coloro che ascoltano questa parola e la mettono in pratica. E in altre parole Gesù dice: Verissimo, Maria ha fatto esattamente questo. E questo è, Maria è la prima tra i credenti, quello che ognuno di noi è chiamato a fare nella sua vita, facendo riferimento a questa parola, che è parola di vita, che è una questione di relazione, è una presenza, è un'esperienza con una persona vivo, che è Gesù stesso, fare incontro con Lui, che in fin dei conti è ciò che conta nella nostra vita. E questo è essere beati. Già Elisabetta, la cugina di Maria, aveva indicato questo dicendo: Maria, beata sei tu tra le donne, eccetera. E Maria aveva detto anche nel suo cantico: Il Signore Dio ha guardato l'umiltà della sua serva. E questa parola di vita, che è una persona, una presenza, un'esperienza, porta un cambiamento importante, può portare un cambiamento importante e bella nella nostra vita. E di fatto ci sono alcune parole che nel Vangelo vengono usate da Gesù per indicare proprio questo. Quando Gesù dice, avete sentito che fu detto, ma io vi dico. Oppure quando lui sta parlando di qualcosa e dice piuttosto, eccetera. Ci sono queste semplici parole che indicano una storia, che indicano una presenza, che indicano un cambiamento importante e bella nella nostra vita. E qui viene usata la parola proprio piuttosto, per dire beati piuttosto, chi sono? Coloro che ascoltano questa parola, che si mettono in relazione con questa parola di vita che è la persona di Gesù stesso e osservano questa parola, con tutte le proprie debolezze, con tutte le proprie fragilità, con tutta la propria storia, semplicemente non perché ci riescano sempre, ma perché accettano di mettersi in gioco con questa parola, osservandola. Sia lodato Gesù Cristo.